Radio RPL, subito la linea ad Alessandra Mori e a Carlo Cambi per parlare con loro. 02 66 20 35 29. Potete cominciare fin d'ora, mandare i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Benvenuta Alessandra, ti vedo radiosa oggi. Grazie Giulio Cesare. Ben trovati a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di RPL, la radio che vuole sempre ragionare per la libertà e nello specifico il martedì di Conti. Cambi in linea? Insomma, sono un po' ingrassato, però va bene lo stesso. Oh Carlo, sei sempre ingrassato, ci dai sempre queste notizie, quindi insomma tu lieviti come i nostri conti. No, come i nostri debiti, magari. Come i vostri debiti. E allora Carlo, oggi mai sigla più appropriata della nostra sigla, quella dei conti. Soldi, 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 perché oggi è la giornata proprio dei soldi, la famosa giornata del recovery. Sai, ci hanno dato la pagella 10A e una sola B, matita rossa, su una voce, su una lettera, indovina qual è? La lettera C, quella dei costi. Esatto. Mentre la tua carissima amica Ursula è in tour cinematografico con il nostro Presidente del Consiglio a Cinecittà, a Roma. Però noi su Bioeconomy l'abbiamo battezzata bene, mi pare, no? Sì, eh? E come l'abbiamo battezzata? Perché arrivano i 25 miliardi, ma non saranno tutti, e noi lo avevamo detto. E come e quanti arrivano? E ora Bruxelles dovrà fare la sua parte per non fare una figuraccia, perché altrimenti ci daranno gli esami di ripetizione e i saldi. Ci vuoi spiegare, Carlo? Allora, intanto la signora von der Leyen, che io ho battezzato su questo articolo che compare oggi su The Economy, e c'è anche il tuo meraviglioso, peraltro, per me è la Befana dell'Europa, perché ci porta sto regalino, ma in realtà non ci porta niente. Vorrei che fosse chiaro che i 25 miliardi non sono arrivati, i 25 miliardi sono il 13% dell'ammontare che ci devono dare, e quindi se sono il 13% vuol dire che il 100 del 100 è 192 miliardi e non i famosi 240 che tutti dicono. Vuol dire un'altra cosa, che questi soldi ci vengono dati, che peraltro sono soldi nostri, perché come sapete noi contribuiamo con un aumento di 50 miliardi al bilancio europeo nell'arco dei 6 anni di vigenza del Next Generation EU, e quindi sono anche soldi nostri, in più adesso sono debiti, e quindi in realtà l'Europa non ci dà assolutamente nulla. Ma quando vi raccontano, ci raccontano in televisione questo fiume di denari che arriva dall'Europa, ma se voi fate 192 miliardi fratto 6, fa 33 miliardi e spicci all'anno. Vorrei farvi notare che soltanto gli scostamenti di bilancio per fare fronte alla pandemia, buona parte dei soldi buttati via dal Conte Bis, buona parte dei soldi accantonati da Draghi, che fa un casino della miseria nel erogare il decreto ristori, sono pari a 140 miliardi, cioè il recovery fund con questa potenza di fuoco raccontata all'Urbe, che la signora von der Leyen viene oggi a portarci in pompa magna, in realtà vale meno dei soldi che in un anno l'Italia ha fatto di scostamento di bilancio. Molta retorica dunque. È tutta molta retorica sul recovery fund, molta retorica. Di Economy, che è un così essere di fare, è una pièce pirandelliana, è una verità che non si disvela, è una sorta di signora frola la nostra von der Leyen, che viene qua a raccontarci una verità che non c'è. E questo la osannano, è tutti osannano questo recovery, la vulgata ormai è ferma e forte. Ma mi sembra di vedere Alessandrina mia, quando parlavano del MES come se fosse messia, no? Ti ricordi, si diceva senza il MES non si uscirà dalla pandemia, senza il MES non abbiamo i soldi per gli ospedali. Hai mai più sentito parlare del MES te? Mai più. È morto. Il governo doveva cadere sul MES, ricordi Carlo? Esatto, il MES. Ricordi, abbiamo sprecato fiumi di inchiostro su questa storia del MES, che fine ha fatto? Io mi ricordo benissimo il PD che si impuntava su questa cosa, e poi c'erano tutti gli economisti di sinistra indignati perché non si prende il MES, e alla fine il MES non l'abbiamo preso. E lo stesso vale per il recovery fund. Noi
abbiamo infilato il cappio dentro, il collo dentro al cappio, perché fra l'altro il MES ci chiede le riforme, queste riforme non le faremo, e vedrete che questa sarà la prima obiezione che ci faranno. Ermo Viola, che sarebbe Paolo Gentiloni, commissario all'economia europeo, ci ha già avvertito, ha già detto guardate che noi saremo molto attenti. Come l'hai chiamato, Carlo? Ermo Viola? Ermo Viola, sì, perché Gentiloni non ha un ritmo proprio, come dire, da centometrista. Ecco. Anche perché ha avuto problemi di cuore, poveraccio, bisogna dirlo, insomma. Allora, ci mancherebbe altro. Segnalano, Carlo, che abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, Alberto Busmeroli, vicepresidente della Commissione Finanza della Camera dei Deputati. Benvenuto e buonasera. Grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori di RPL. Benvenuto. E allora, con lei, grande esperto di fisco, come queste tasse, questo fisco, sarà dal volto umano? Quali e quante possono essere le proposte per un fisco più giusto? Ho visto e ho letto che lei ne ha declinate addirittura 7, quindi è possibile un fisco dal volto umano? Ci dica e ci illumini. Sì, allora, il fisco dal volto umano è possibile, basta che una qualsiasi riforma fiscale non la facciano professori, grandi menti pensanti, ma persone che hanno il contatto con la realtà tutti i giorni, con la fatica delle scadenze, eccetera, perché allora sanno quali problematiche esistono e come si possono risolvere. Peraltro posso dare quindi dei pragmatici, notizia, insomma, delle persone che sono sul campo della politica anche. Bravissimo. No, sì, della politica, ma soprattutto dell'economia, delle categorie professionali, penso alle associazioni artigiane, commercianti, professionisti, commercialisti e quant'altro. Ecco. Posso dare una buona notizia, nel senso che esattamente il 5 agosto del 2020, a fronte di una proposta dell'Agenzia delle Entrate di riforma dei metodi di calcolo del pagamento delle tasse, che era praticamente una proposta complicatissima, come Lega abbiamo lanciato la proposta di rateizzare in 12 mesi le tasse già esistenti, ma soprattutto il secondo acconto di novembre di rateizzarlo dall'anno successivo, quindi per la prima volta in 50 anni si pagherebbero le tasse a anno concluso e non prima di concludere l'anno, perché vuol dire permettere a tanta gente di riuscire a pagarle, perché sono rateizzati in 6 mesi, vuol dire l'anno dopo, vuol dire non avere più crediti fiscali, vuol dire non andare più in banca a chiedere il prestito per pagare il secondo acconto di novembre. E come è successo ciò? La nostra proposta è stata presentata appunto un anno fa, poi ci è stato detto che costava 9 miliardi questa proposta solo per i soggetti agli studi di settore, quindi se volevamo applicarla a tutti costava oltre 50 miliardi e però non ci siamo fermati. Abbiamo chiesto un parere, in particolare il sottoscritto vicepresidente e presidente della mia commissione, abbiamo chiesto un parere all'Istat, che ha chiesto un parere a Eurostat, e il risultato del parere è che la rateizzazione anche nell'anno successivo delle imposte non costa nulla, e quindi a questo punto si è aperta un'autostrada per approvare una norma di buon senso, peraltro, che andrebbe finalmente a sposare il non appesantire i conti dello Stato e aiutare i cittadini. Alberto, ma sai perché hanno fatto questa cosa? Perché, pronto? Perché abbiamo, perché abbiamo dei tecnici che non conosco la differenza che c'è tra il bilancio di competenza e il bilancio per cassa. Bravissimo, bravissimo. No, ma diciamo, è una roba che esclusa la DAD, ammettiamo che non ci sia la DAD, uno studente di istituto tecnico per ragionieri al 15° giorno di scuola ha imparato, ok? Per quello che ho detto, la riforma è meglio che la faccia. Esatto. Diciamo dimestichezza con la pratica, ecco. Sì, ma non,
Comunque, vorrei che tu, scusami se mi permetto, vorrei che tu rendessi edotti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici del fatto che noi abbiamo una macchina statale per cui i vertici dell'Agenzia delle Entrate e della Ragioneria dello Stato non sanno la differenza tra bilancio di competenza e bilancio per cassa. No. No, diciamo che no, così magari è brutale. Noi abbiamo, Ovviamente io faccio giornalista e provoco, però vorrei far capire che spesso c'è una difficoltà di comprensione non tanto dell'ammontare, ma del tecnicismo attraverso il quale arrivi all'ammontare. Okay? Ma infatti tutto ciò nasce dal fatto che io faccio il commercialista, però ho fatto nella mia purtroppo lunga attività anche il revisore dei conti dei comuni, che è, quindi ho visto anche l'altro lato della medaglia, quindi certo. I conti dei comuni ma anche delle regioni, io sono stato revisore della regione, e il concetto è questo, bisogna, se si ha un'idea e in qualche modo si è convinti, bisogna perseverarla, perché in questo caso noi a marzo, io e il presidente della mia commissione, abbiamo fatto un quesito scritto al MEF, Ministero dell'Economia e Finanze, e la risposta scritta è costa una fortuna. Noi ci siamo fermati, siamo andati a Istat e a Eurostat, ma chiunque dotato, tra virgolette, di un minimo di senno, se vogliamo, si sarebbe fermato di fronte. E invece questo in qualche modo anche di cioè deve stimolare la gente a pensare che se uno crede di essere nel giusto alla fine deve continuare a perseverare. Senti Alberto, scusami, ti faccio un'altra domanda che mi pare invece di grande attualità. La vostra proposta, secondo me, ha un'altra caratteristica importante, che è la moralizzazione della gestione dei soldi pubblici. Perché in realtà con gli acconti, questi hanno cominciato a mangiarsi il vitello nella pancia della vacca e forse ora smetteranno di farlo. O dico bravissimo, perché pagando il 50% delle tasse nell'anno successivo, devi stare molto attento, perché è vero che non hai problemi di competenza, però potresti avere problemi di cassa, nel senso che se tu non gestisci bene la cassa potresti averli, e quindi devi stare molto molto attento. Ma questa proposta, infatti io nella proposta di legge che ho scritto ho messo anche questo passaggio, c'è la possibilità a questo punto di abolire la ritenuta d'acconto del 20% per tutti i professionisti. Stiamo parlando di 1 milione di professionisti che tutti i mesi subiscono la ritenuta d'acconto e che con questa operazione sul secondo acconto di novembre si può tranquillamente abolire, perché pagare la ritenuta che scomputi lo stesso mese non avrebbe più senso. Questo per dare l'idea. Però anche qui, esatto, attenzione. Noi abbiamo chiesto sempre al MEF, il MEF ci ha risposto, costa 9 miliardi, ma io, che ho una piccola dimestichezza con la materia, ce l'ho, ho chiamato il MEF e ho detto, ma scusatemi, ma se siamo a giugno ormai, quindi 6 mesi di ritenuta l'hanno già passato, non può costare 9 miliardi, costerà 4,5, certo. Ah sì, costa 4,5, certo. Ma allora se si fa tra il 17 di dicembre, che è l'ultimo giorno del pagamento, il 16 dicembre è l'ultimo giorno del pagamento della ritenuta d'acconto, il 17 dicembre questa legge non costa niente neanche abolire la ritenuta d'acconto. Cioè questo per dare l'idea che se si vuole trovare la soluzione, si può trovare la soluzione, però bisogna trovarsi comunque davanti delle persone che non preferiscono dire no. Questa cosa non si può fare. Vorrei che intervenisse anche Alessandra. Alessandra, prego. Sì, io vorrei commentare questo dato con l'onorevole Gusmeroli e con te naturalmente, Carlo. Il dato di Confcommercio dell'altro giorno, il crollo del 60% della spesa dei turisti e malissimo al nord, colpito molto il nord e le città d'arte. Un dato che contrasta con quello di poco fa dell'Istat, che dice invece che il fatturato delle industrie italiane è ben sopra i livelli pre-crisi. Ecco, il Nord insomma è molto penalizzato, onorevole Gusmeroli. Che cosa pensa? Sì. Ma allora diciamo che qui sono due cose diverse, cioè l'Istat probabilmente, anche senza probabilmente, si riferisce alla produzione industriale, al fatturato industriale, e se togliamo quei 2 mesi di lockdown dell'anno scorso,
in realtà possiamo dire che l'industria non si è mai fermata dopo, diciamo, metà maggio dell'anno scorso. Quindi diciamo che è abbastanza veritiero il dato dell'Istat. Dall'altra parte è assolutamente veritiero anche il dato di Confcommercio, perché abbiamo visto bar, ristoranti, negozianti chiusi per mesi e mesi, e in più gli stessi confini, cioè era diventato talmente complicato sia andare all'estero che tornare o venire in Italia. Io abito in una città meravigliosa turistica che vive di turismo, che è Arona sul Lago Maggiore. La conosco, è bellissima, sono stata, meravigliosa Arona. Bravissima, e ho avuto anche l'onore di fare il sindaco, adesso sono vice sindaco, però noi il turismo straniero è stato completamente azzerato. Viviamo adesso moltissimo, devo dire con una crescita prorompente, di turismo italiano, cioè l'italiano che prima andava all'estero e diciamo noi siamo in qualche modo, abbiamo una bassa autostima, io credo, cioè noi siamo il paese più bello del mondo, abbiamo i borghi, i paesi, le città più belle del mondo e poi dobbiamo in qualche modo andare all'estero. Ecco, la interrompo un attimo, perché con Carlo Cambi abbiamo fatto tante puntate dedicate al Made in Italy, al turismo. Qualche cosa si potrebbe fare per incrementare appunto il turismo italiano, visto che quello straniero langue? Allora, diciamo che nella negatività questo periodo è servito a far scoprire l'Italia agli italiani, e questo è già un fatto positivo. Poi io dico che il governo Draghi ha avuto una grandissima idea, perché creare il Ministero del Turismo e darla a una persona capace come Massimo Garavaglia è stato una scelta molto lungimirante. Perché? Perché anche da questo punto di vista l'Italia non ha mai espresso appieno le sue potenzialità. Perché? Perché noi siamo il paese dei piccoli campanili, non riusciamo a fare squadra, quindi avere un ministero del turismo che tira tutti, io credo che in futuro sarà veramente la chiave di volta dello sviluppo turistico del nostro paese. Anche perché, e poi concludo, un altro dato di poco fa, a luglio lo stop del blocco dei licenziamenti, e a Milano sono 40.000 i posti di lavoro a rischio e 120.000 in Lombardia, proprio perché lei è uomo del nord produttivo. Cosa commenta? Sì, è chiaro che bisogna in qualche modo sbloccare con, tra virgolette, parsimonia, cioè perché, e poi io credo anche prevedere, più che sostegni, prevedere incentivi. Noi per esempio come Lega abbiamo presentato un progetto di legge proprio sull'occupazione che sostanzialmente fa un po' il verso al superammortamento degli investimenti. Cioè tu quando facevi tanti investimenti, invece di comprare una cosa a 1.000 e scaricarla per 1.000, la scaricavi per 2.000. Ecco, la stessa cosa sui costi del personale, cioè tu assumi, bene, invece di scaricare il costo della retribuzione, scarichi il doppio. A quel punto hai stimoli, hai forti stimoli fiscali all'occupazione, in qualche modo superi anche la grande forbice che è il cuneo fiscale. Dobbiamo pensare più a dinamiche di medio termine che spingano l'occupazione giovanile, l'occupazione femminile e in qualche modo rivedano certi concetti anche di lavoro che in poco tempo il Covid ha invecchiato. Ecco, onorevole Carlo, naturalmente dalla regia ci segnalano questo messaggio: salve, venite a Roma, siamo pieni di immondizia che trasborda dei cassonetti e non ci sono turisti, e purtroppo meno male. Andrea che ci saluta dalla capitale. Io sono a Roma in questo momento e posso confermare pienamente quello che dice Andrea. Caro onorevole Busnaroli, siamo messi male nella capitale, Carlo?
Ah beh, ma quello è un vice capitale, fortuna che abbiamo un regista che si chiama Giulio Cesare noi. Allora, qua per esempio si fa tanta filosofia. Ci diamo una ricetta, lei è stato sindaco, quindi un pragmatico, un politico, un amministratore, sindaco di Arona, città bellissima, che cosa si potrebbe fare? Allora, invece di pensare a grandi progetti, Green New Deal, facciamo l'ambiente, l'economia circolare, tutte bellissime cose, però ragazzi, cioè ci abbiamo tanti di quei comuni che non riescono neanche ad arrivare al 50% di raccolta differenziata. Cioè io quando ho iniziato a fare il sindaco avevo 52% di raccolta differenziata, ho lasciato il mandato da sindaco con l'84%. La differenza tra l'84 e il 52 è stata tutta tassa in meno sul cittadino, è tutto miglioramento dell'ambiente, perché vuol dire un 30% che non va in discarica. Allora noi invece di fare grandi filosofie cominciamo a dire, bene, vi diamo, cari comuni, 2 anni per aumentare del 10% la raccolta differenziata se siete sotto il 50%. E allora vedi che subito l'ambiente migliora, perché si devono, cioè ci sono delle realtà che sono completamente sedute sulla raccolta differenziata. Pensiamo anche, ma anche il pagamento della tassa rifiuti. Ma perché? Perché poi il gatto che si morde la coda. La gente in certe aree del paese non paga la tassa rifiuti perché non ha un bel servizio, il servizio non viene dato perché non viene pagata la tassa rifiuti, e il gatto che si morde la coda. Diamo degli input chiari, nel 2023 tutti sopra il 50%, nel 2026 tutti sopra il 60%, nel 2028 tutti sopra il 70% di raccolta differenziata. Cioè, se ci siamo riusciti noi, che non siamo Picco della Mirandola, non siamo, e a nord sono quasi tutti sopra il 70%, con punte anche del 90% nei paesi piccoli, che è più facile, sono d'accordo, però voglio dire, non è possibile, non è ammissibile che ci siano città anche molto grosse sotto il 50%. Posso, Carlo, siamo in chiusura, eh? Sì, vai, poi dopo pregherei Alberto di rimanere ancora qualche minuto dopo la pubblicità, perché c'è un paio di cose fiscali che interessano sicuramente i nostri ascoltatori che dobbiamo aggredire. Voglio fare una considerazione. Voi lo sapete quali sono le aziende che costruiscono i migliori termovalorizzatori del mondo? Quali? Sono le aziende italiane del distretto di Brescia, ok? Siamo andati a fare termovalorizzatori in tutto il mondo. La signora von der Leyen è arrivata e ci rompe le scatole col Green Deal. Non c'è nessuno a Roma che è capace di dire l'unica cosa da fare per Roma. Bravissimo, non c'è un termovalorizzatore. Noi smaltiamo i nostri rifiuti in Emilia Romagna perché la città non ha un termovalorizzatore. Emilia Romagna, che peraltro ha detto che non li piglia più. Il 30 scade, sì. Il nostro contratto, con un termovalorizzatore, sarà emergenza capitale, cioè proprio di tutta Italia, non soltanto di Roma. Dobbiamo capire che i rifiuti sono risorsa, dobbiamo piantarla con le ubbie dei 5 Stelle e trasformare il rifiuto in risorsa, che è risorsa energetica, che è risorsa ambientale, che è risorsa occupazionale, che è economia, sapendo che la tecnologia migliore del mondo per fare termovalorizzatori risiede a Brescia. Dico bene, Alberto? Andiamo in pausa, Carlo, e tanto ci ritroviamo tra pochissimo con te e con l'onorevole Cusmeroli. Andiamo in pausa tra 5 minuti. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37671294. Intestato a RPL, via Bellerio 41, 20161 Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Mi prendo...
prendo cura di Chloe da 17 anni. Sono un peso. Tesoro, sono la tua mamma. Devo prendermi cura di te quando hai bisogno di me. E tu... hai bisogno di me. Si può fuggire dall'amore di una madre? Non puoi capirlo adesso, ma io sto facendo quello che è giusto per te. Ram, dal 10 giugno al cinema. Dall'opera teatrale cult di Trevor Griffiths. La vita là fuori è difficile. Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata. Il nuovo film di Gabriele Salvatores. La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi, ma i migliori illuminano. Comedians, dal 10 giugno al cinema. A volte l'uomo che non noti. C'è una parte di me a lungo dormiente. È il più pericoloso di tutti. Che muore dalla voglia di mettersi in gioco. Dall'autore di John Wick. È stata una gran serata. Sei ridotto uno schifo, papà. Dovresti vedere gli altri. Io sono nessuno, dal 1 luglio al cinema. Radio RPL, seconda parte di Pop Economy, ridiamo la linea ad Alessandra Mori e Carlo Cambi, abbiamo con noi Alberto Gusmeroli, stanno già squillando i telefoni, quindi dopo le vostre ulteriori considerazioni passerò una chiamata. Prego Carlo. Allora no, volevo chiedere ad Alberto una cosa che sta, come dire, preoccupando un po' tutti. Sta patrimoniale che l'Europa vuole ad ogni costo, riusciamo ad evitarla? Almeno fino alle prossime elezioni politiche o prima o poi ci tocca di digerirla? No, la riusciamo a evitare, questo è certo. Io sono, in prima linea insieme a Bitonci, a Bagnai, sul tema della riforma fiscale e posso dire che assolutamente non c'è quel tema, cioè la patrimoniale. Diciamo che non avrebbe nessuna possibilità di passare. Poi stamattina abbiamo fatto anche un coordinamento con Forza Italia e anche loro sono assolutamente contrari, quindi diciamo che è impossibile in questo momento pensare che si possa mettere una patrimoniale. Ti faccio un'altra domanda, Alberto. Ho deciso che sulla mia dichiarazione dei redditi scriverò «sono una multinazionale». Visto che tutti ritengono che il 15% di tassazione sulle multinazionali sia un livello adeguato, mentre su di me, che sono una partita IVA, il 43%, che poi diventa il 64%, mi sembra che ne pago poche. Che cosa ne dici? Cioè, sì, è una battuta, diciamo, per la flat tax, possiamo rilanciarla o no? Sì, diciamo che allora noi stiamo presidiando la mini flat tax, che è molto importante, anche stiamo cercando di alzare l'asticella del volume d'affari che attualmente è 65. E, molto onestamente devo dire che anche a me lascia perplesso il 15%, però considerando che attualmente non pagano nulla, lo considero un buon primo passo. Successivamente è chiaro che bisogna far seguire a questo primo passo un passo più concreto, perché onestamente, cioè, se si guardano i bilanci di queste società e le tasse che pagano spesso in Irlanda, cioè onestamente la cosa stride con le difficoltà economiche di questo periodo. Prendiamo le telefonate, Giulio Cesare, noi siamo qui. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, noi ci siamo. Bellissimo, ci sono anch'io. Allora, senta, io chiamo dalle Canarie. Allora, qui le tasse si pagano in questo modo. Ogni tre mesi hai le tasse da pagare, ogni tre mesi. Paghi la tua dichiarazione e fai. A giugno fai il conguaglio. A giugno fai il conguaglio e detrai tutte le detrazioni che ti sono consentite. Ma non fai, non esiste l'acconto che io devo pagare sulle tasse future, non esiste proprio, perché se dovessero fare una legge in Spagna sull'acconto delle tasse che dovrei pagare l'anno prossimo, questo ti prendo, ritorno a Francisco Franco, cazzo, gli tagliano la testa, a Francis e a Compagnia Bella, cioè non esiste proprio. E si sta di un bene la Madonna. Seconda cosa, a Campi. Ma perché bisogna incazzarsi
per questi deficienti che avete al governo. Non incazzate, mandateli via. Io sono vero all'Italia da 7 anni, mandateli via. Ma guardate la faccia di Speranza, cazzo, guardate la faccia di Speranza, mandatelo via. Sono una massa di idioti che non finisce più, non capiscono una bella minchia di nulla. Grande. Scusa se rido. Come la mettiamo? Andiamo tutti a vivere nelle Canarie? Ma perché no? Ma magari. Grazie amico. Ne prendiamo un'altra, c'è. Cioè. In questo momento è caduta, però appena c'è ve la passo. Allora, Alberto, ci chiedono tutti di far cadere questo governo. No, ma diciamo che la Lega è entrata al governo e sta portando a casa dei risultati. Fossimo stati all'opposizione, certo, avremmo fatto come Fratelli d'Italia, all'opposizione, a dire va tutto male, però a quel punto ci saremmo tenuti il Conte 2 con tutti i disastri, saremmo in una situazione disperata e non oso immaginare con Arcuri al posto di Figliuolo, e quindi io dico che la Lega ha fatto bene ad andare al governo, perché se il 28 di giugno toglieremo finalmente le mascherine all'aperto sembra una stupidata, però è una liberazione. Se molte attività si sono aperte in sicurezza è merito della Lega. Se adesso portiamo a casa, come diceva il radioascoltatore dalle Canarie, portiamo a casa che non pagheremo più la conta a novembre, cioè in anticipo, ma nell'anno successivo, è perché la Lega è al governo. Cioè, viceversa l'opposizione puoi sbraitare quanto vuoi, certo monetizzi in termini elettorali, però poi io voglio vedere il giorno che vai al governo se tutto quello che dici lo riesci a tradurre in fatti. Senti Alberto, ma te che sei molto vicino a Giorgetti, il quale si è un po' arrabbiato con Speranza, ma questa cosa che Draghi lo voleva cacciare, il ministro della salute, è una boutade o effettivamente su Speranza ci sono molti dubbi adesso? Io non lo so, perché onestamente devo dire che Giorgetti sta lavorando giorno e notte, è presissimo e facciamo fatica anche noi a sentirlo, però posso dire questo, che a me ha impressionato la conferenza stampa in cui c'era Draghi e c'era Speranza e le cose di ordine sanitario, potete fare la vaccinazione eterologa oppure certo. Con gli addetti Draghi, cioè in qualche modo io ho interpretato è meglio che prenda io le cose in mano, perché insomma viceversa le cose non vanno bene, ecco, questo è un po' l'hanno interpretato in molti, stato, così è stata la mia interpretazione onestamente, poi magari il resto è un'interpretazione eccetera, però onestamente senza offese il ministro Speranza in questi 15 mesi non ha dato una grande prova di sé, ecco, voglio tirare fuori il libro fatto pensando che fosse finito tutto, io facevo il sindaco mentre lui scriveva il libro e io chiedevo facciamo i test nelle scuole prima che aprano le scuole, cioè noi durante il primo lockdown io dovevo pietire come sindaco perché ai contatti di persone ammalate facessero il test, cioè questa era la situazione, cioè quando qualcuno mi parla della gestione sanitaria di quel periodo, io che l'ho vissuta sulla mia pelle anche, perché ero in prima linea tutti i giorni dalla mattina alla sera insieme a 300 volontari nella mia città, e io sono orgogliosissimo della mia città perché su 14.000 cittadini 300 si sono offerti e hanno lavorato per la città, abbiamo fatto le mascherine con le sarse, abbiamo distribuito gli alimenti a casa alle persone anziane per non farle sentire sole, abbiamo organizzato un servizio di psicologi, cioè, ma siamo stati lasciati soli, nel senso che ci siamo fatti veramente un tra virgolette mazzo, ma
Cioè, quindi se mi parlano onestamente del ministro Speranza, io non riesco a, vista l'esperienza che abbiamo superato fortemente, devo dire con grande senso di comunità, dove le comunità si sono strette attorno alle persone più deboli, dove alle persone di 90 anni che, a cui non potevamo dare nulla, davamo i buoni alimentari, gli psicologi, l'affetto, in qualche modo gli telefonavamo, cioè in comuni da 14, 15, 20 mila abitanti e anche meno, cioè è stato il senso di comunità che ci ha fatto superare questa crisi sanitaria, perché se no si era onestamente per certi livelli nazionali, ma da dimenticare, ma assolutamente da dimenticare. Quando qualcuno critica il governo Draghi, e beh, si ricordi cos'era il governo Conte 2, cioè cos'è stato non chiudere. Lei parla di comunità e di unione, abbiamo un'altra telefonata, se la vogliamo prendere altrimenti cade certo. Via. Giulio Cesare? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono in onda? È in onda. Sì, la ringrazio e scusatemi perché di fronte a voi mi sento piccolo, piccolo e ignorante. Quindi se vi faccio una domanda, compatitemi. Praticamente prego. Io mi sono perso tra tutti questi miliardi. Mi ricordo, può darsi che ricordo male, nei bilanci per cercare soltanto 2 miliardi si parlava di aumentare IVA ed altro. Oggi noi abbiamo miliardi dappertutto. Se non ricordo male, il nostro paese dava 20 miliardi e poi nel progetto ne pigliava di meno, contribuiva in Europa, ora mi sento dire pure 50 miliardi dobbiamo dare. E tutti questi soldi che stiamo dando, tutti questi miliardi che stiamo pigliando e che dobbiamo in parte restituire, da dove il provento, da dove ci verranno? Sicuramente inavvertitamente delle tasse striscianti. Sono un pensionato nel 96-2000 che con la cosa, con il cambio di signor Prodi del 1936,27 centesimi nel cambio della lira, siamo passati all'euro, l'euro ci ha dimensato le pensioni, non si sono, anche gli stipendi, non si sono revalutati, i pensionati non hanno rivalutato niente, anzi quelle persone ciete, medie, quello che potevo essere io, sono andato indietro, non ho visto dal 96 aereo un centesimo, anzi ci sono gli assegni di solidarietà e scendono le differenze. E continuano a scendere, ora ci avremo sicuramente un'altra svalutazione, un altro 50%, così ce ne andiamo pure noi insieme a chi di beneficenza, perché questo si sta trattando, giusto? Quindi io non lo capisco questo discorso. E l'amico di nostro che ha parlato delle Canarie dovrebbe dire meglio le famiglie che se ne stanno scappando nelle Canarie, nel Portogallo, 200.000 famiglie se ne vanno per non poter pagare altre che il 15%. Ora, aiutate a tutti gli italiani come siamo comandati, certamente il popolo è quello che continua a votare come vuole votare, non si ci può nessuno, perché se votassimo Lega, Sorelle d'Italia, che dica sono, e vedete, sti problemi, penso che questi problemi cominceremo a risolverle, ma purtroppo no, ancora per la mazzamme, la famiglia, l'uomo sessuale, il reato di opinione, e quindi è spacciato. Questa è una razza del PD e compra che si dovrebbe non avere più il reddito. L'ultimo, ora si parla del 1° gennaio, 40 miliardi l'anno per dare al reddito di cittadinanza. Signore, voi siete l'economista, ditemi qualche cosa, grazie. Grazie, grazie a lei. Questo nostro amico, immagino siciliano dall'accento, poneva delle questioni secondo me molto interessanti. Alberto, prego, commenta se vuoi e ma allora, mi servo diciamo, di fare... Diciamo che il radioascoltatore ha toccato un tema molto importante, che è da un lato le tasse striscianti, e questo è inutile che ce lo nascondiamo, per... i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una parte sono a fondo perduto, una parte sono debiti da restituire, ma la provvista è fatta con tasse europee che alla fine in qualche modo pagheremo. La questione poi, e qui è molto, ancora più importante, io lo dico spesso, attenzione a buttare via questi soldi. Perché? Perché poi vanno restituiti e noi non possiamo permetterci
di fare cattedrali nel deserto, e ne abbiamo tantissimi di esempi in Italia, che poi non abbiamo realizzato l'opera e dobbiamo pure restituirla. Noi abbiamo degli enti pubblici, pensiamo per esempio all'ANAS, l'ANAS ci mette 5 anni per progettare un'opera, ce ne mette mediamente altri 8 per realizzarla, cioè sono tempi non compatibili con l'anno in cui siamo, 2021, e 5 anni in cui bisogna spendere 250 miliardi. Noi per sommare investimenti per 250 miliardi dobbiamo fare 2 o 3 decenni, questo è per dire, se guardiamo indietro, in quanto tempo abbiamo investito una cifra del genere. Figuriamoci se non facciamo attenzione a spenderli bene, qualitativamente bene. Ricordiamoci sempre che quando si fa, e qui lo dico ancora da sindaco, quando si fa un'opera pubblica bisogna immaginare che l'opera pubblica dovrebbe essere realizzata qualitativamente esattamente come la realizzeremmo se fosse un'opera privata. Allora, io non posso vedere, io mi ricordo che tutti gli anni asfaltiamo delle strade, tutti gli anni ero obbligato a far fare le analisi del catrame. Perché? Perché se non facevo le analisi del catrame mi mettevano giù un catrame di, ci siamo? E il risultato era che però lo pagavo bene. Allora, noi dobbiamo pensare che le opere pubbliche devono avere la stessa qualità di come realizzeremo casa nostra. Allora forse vedremo un paese cambiare nei prossimi 5 anni. Viceversa, possiamo sederci nel 2026 che ci saranno ingolfati tribunali, ci sarà il magna magna che abbiamo visto negli ultimi decenni, e i nostri figli dovranno pagarlo. Alberto, tu dici cose molto sensate, ma il nostro ascoltatore poneva altri 2 problemi che io provo a affrontare e risolvere, e poi vorrei il tuo commento. Allora, il primo problema che pone il nostro ascoltatore è: io ho perso potere d'acquisto da quando esiste l'euro, ok? E l'ho perso in maniera selvaggia, perché ci ho rimesso un sacco di soldi. Secondo problema, io non capisco da dove questi soldi di cui si ragiona arrivino. Su questo non c'è stata una sufficiente chiarezza, un'informazione trasparente, perché noi sappiamo tutti che il vantaggio reale derivante all'economia di questo paese dall'accesso al Recovery Fund non supera i 30-35 miliardi come impatto positivo dal punto di vista del dare e avere, no? Consideriamo il risparmio sugli interessi per la massa dei 130 miliardi che pigliamo a debito e la differenza positiva tra ciò che noi diamo all'Europa e ciò che l'Europa ci restituisce in termini di fondo perduto. Più o meno quella è la cifra. Ma quello che non abbiamo spiegato bene è che abbiamo di fronte 2 alternative. O avere un recovery fund che attiva i meccanismi di moltiplicazione della ricchezza e quindi ci porta immediatamente nell'arco di 6 anni con un fattore che potremmo chiamare di booster, cioè di spinta fortissima sull'economia, e questo potrebbe anche farci recuperare un po' di quel potere d'acquisto, oppure arriviamo definitivamente al fallimento dell'Italia, perché questa è una partita decisiva da cui è bianco o nero, non ci sono sfumature secondo me sul recovery. Volevo dire però una cosa alla quale tengo molto, mi sa che l'Europa, siccome ha fatto una provvista di soli 80 miliardi di suoi bond, non abbia intenzione di fare le erogazioni a tranche, ma abbia l'intenzione di fare le erogazioni soltanto ex post. E quindi ti chiedo, non è anche il caso che cominciamo a dire che i controlli si fanno ad opera finita e se mai qualcuno sbaglia paga la penale? Non è il caso che cominciamo a dire alla finanza state un po' buoni e non entrate dentro i cantieri a rompere le scatole subito perché il procuratore si è svegliato male la mattina? E faccio un'altra domanda, non succederà che avendo voi della Lega giustamente lanciato il referendum sulla giustizia, le procure trovano il modo di boicottare i recovery aggredendo le imprese impegnate sui cantieri? Ma allora, io dico che il tema dei controlli dovrebbe essere cambiato e dovrebbe essere sempre ex post. Dopodiché, se si sbaglia,
bisogna che chi ha sbagliato paghi pesantemente, ma soprattutto che alla fine non ci sia uno sta fuori, cioè, perché il concetto della galera è che ci finiscono in galera quelli che diciamo non hanno fatto reati diciamo gravi, e quelli che hanno fatto reati gravi in galera non ci finiscono mai. Quindi in qualche modo la riforma della giustizia dovrebbe avere questo senso, la certezza anche, allora da un lato la certezza che in tempi brevi ti facciano processo e dall'altro la certezza della pena, perché sì, però onestamente, posso dirti una cosa? In termini di lavori pubblici mi accontenterei di questa sanzione, l'hai fatto male, non ti pago, punto. Sì, sono d'accordo, assolutamente d'accordo, controlli di qualità, controlli ex post, perché cioè noi con i controlli preventivi, con la burocrazia, con la carta, pensiamo per esempio a tutti gli incidenti che sono successi in generale, tutte quelle aziende lì magari avevano, senza magari, avevano tutte le carte in regola, burocrazia, sì, valutazione dei rischi, legge 81, apparentemente tutto a posto, però poi è successa la disgrazia. E perché è successa la disgrazia? Perché? Perché nessuno va sul campo, nessuno va sul campo a vedere che cosa è successo, che cosa si può evitare con la prevenzione. Invece tonnellate di carta, cioè valutazioni dei rischi chilometriche, relazioni su relazioni, e poi nessuno va a vedere che hanno alzato la sicurezza in un macchinario e quella persona è morta. Però la relazione sui rischi era perfetta. Cioè noi guardiamo purtroppo, e questo non ce lo possiamo più permettere se vogliamo fare delle opere in 5 anni, noi guardiamo troppo la forma e pochissimo la sostanza. Ecco, siamo quasi in chiusura, Carlo, quasi. Quindi usiamo bene questo tempo, perché è prezioso ed è bellissimo stare con voi. Poi finisce come con i Benetton, eh? Cioè se gli ricompriamo le autostrade dopo averli minacciati agli stessi soldi che hanno cacciato loro, salvo il fatto che loro per 15 anni si sono tenuti pedaggi in pancia, certo, finisce così, certo, certo, assolutamente. Assolutamente. Allora, io credo che l'onorevole Gusmeroli sarebbe stato un ottimo candidato sindaco di Roma. Che ne pensi, Carlo? Sì, secondo me sì, anche perché se Roma diventasse bella come Arona, allora sarebbe un gran vantaggio. Potrebbe dispensare degli ottimi consigli, delle ottime indicazioni a Roma, lei. Quindi, insomma, io la invito. 4-5 cose, basta, senza fare grandi voli pindarici, verde pubblico, strade, marciapiedi, trasporti e rifiuti. 5 punti, ecco. Senza fare troppe cose, se per 5 anni un qualsiasi sindaco a Roma fa queste 5 cose con metodo, organizzazione, ci mette l'impegno, Roma può diventare la città che è sempre stata e che è bellissima. Scusa, se già di queste 5 cose se ne facessero 2, trasporti ed immondizia già sarebbe tantissimo. Ale, prego Carlo, vai. Allora, lui è il sindaco di Arona, ok? Arona, sì. Gli metti la M, diventa sindaco a Roma. È perfetto. È perfetto. E allora in chiusura la posso fare una domanda politica. Questa carta fondativa dei valori, ieri sera Salvini ha parlato in TV, lei che ne pensa di questa federazione? Perché è un pragmatico, ma insomma un politico pragmatico. Condivide? Sì, diciamo, noi proprio ieri sera alle 9 ci siamo trovati, appunto io, Bagnai, Bitonci, con 3 di Forza Italia, eravamo collegati ovviamente in video, e abbiamo unito la proposta della Lega sulla riforma fiscale e la proposta della Lega di Forza Italia, la proposta sulla riforma fiscale di Forza Italia. E oggi siamo andati all'incontro con i 2 presidenti, D'Alfonso e Marattini, abbiamo portato una proposta unitaria. Quindi diciamo che noi ci siamo già posti come lavoro insieme. Quello che è più difficile, secondo me, è
non è attualmente all'ordine del giorno, è un partito unico. E infatti Salvini ha parlato di carta fondativa, non di partito unico, bisogna dire esattamente ciò che ha detto, che sono due cose, insomma, che vanno nella stessa direzione, ma sono due cose diverse. Però, no, assolutamente, come sempre Matteo Salvini ci ha visto lungo, quindi lavorare assieme, produrre assieme delle proposte, perché si conta anche di più, cioè siamo sommati, arriviamo al 30%. Quindi, e se guardiamo in termini di seggi in Parlamento, anche di più. Quindi, diciamo, è molto importante fare proposte unitarie, però, diciamo, all'ordine del giorno c'è questo. Però Carlo, stiamo chiudendo, vai tu. Sì, una cosa velocissima. Oggi il Vaticano ha detto al PD: il vostro DDL Zan offende i patti lateranensi, il concordato. Io credo che nel Paese ci sia una certa insofferenza verso alcune fughe in avanti che la segreteria Letta sta facendo, e lo dico per affermare questo, che nella pancia degli elettori del centrodestra la federazione esiste già. Io sono convinto che se i tre partiti presentassero una lista unitaria prenderebbero una sommatoria di voti. Questo, di questo ne sono convinto, perché ma non tanto perché vogliano promuovere la Meloni piuttosto che Salvini, piuttosto che Tajani o Berlusconi, ma perché vogliono fare argine a una deriva ormai non più sopportabile di una sinistra che, avendo perso qualsiasi riferimento popolare, cerca di governare sulle parole d'ordine del politically correct. Non so se Alberto è d'accordo su questa mia analisi. Ma le proposte che ha fatto Letta da quando è diventato segretario onestamente evidenziano il distacco che ha certa sinistra rispetto ai problemi del paese. Cioè, in questo momento probabilmente se Letta intervistasse un sindaco del PD di un comune di 4-5 mila abitanti, degli Ussoli, del decreto Zan, di certi temi che dei migranti vengono evidenziati, e direbbero: ma ragazzi, ma qui la situazione è, cioè abbiamo un problema sanitario da ultimare di risolvere, un problema economico abnorme. Bene, sono questi problemi che la gente vuole vedere risolvere. Perché la gente si sente lontano dalla sinistra? Si sente lontano dalla sinistra perché la politica è risolvere i problemi della gente, i bisogni della gente, tradurre in atti concreti i bisogni, i desideri, anche i sogni della gente. Ma questi non sono i sogni, lo Ius Soli, il disegno Zan, non sono nei pensieri degli italiani. Ecco perché sono lontanissimi da loro e perdono diciamo anche consenso. Quindi io credo con questo pensiero pragmatico mi devo scusare, ma dobbiamo chiudere perché il nostro condottiero regista Giulio Cesare ci sta avvertendo. Quindi bene, in sintesi tre cose pragmatiche operative, onorevole Gusmeroli. Allora io dico, per le nostre città, di impegnare molto bene i soldi dell'Europa, perché non ci possiamo permettere sprechi, fare quelle riforme che diciamo la gente, di cui la gente ha bisogno, pagare meno tasse e pagarle in modo più semplice, quindi non avere il problema del calcolo delle tasse, avere in qualche modo una semplicità, e questo vale per il fisco, vale per la giustizia, vale per la pubblica amministrazione, vale per tutto. Semplicità. L'Italia ha bisogno di semplicità dopo decenni in cui si è pensato che la complicazione fosse il modo per risolvere l'evasione fiscale, per trovare i mal di denti, eccetera, eccetera. Qui c'è bisogno di un grande progetto di semplificazione. Semplificazione. Benissimo, grazie, Carlo. Alberto. Ciao, andiamo. Io saluto grazie, il Papa, grazie dell'invito, grazie, è stato grazie. Veramente un piacere stare con voi, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie a te. Ciao presto. Alessandra, ciao onorevole Gusmaroli, ciao RPL, mi raccomando, ragionate per la libertà e difendete la radio. E a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.